Presentata al Gran Caffè Gambrinus di Napoli la terza edizione del Cilento Festival Pollica, che prende via a Pioppi negli spazi del Teatro Keis. La kermesse sarà dedicata ad Angelo Vassallo, a 13 anni dal suo terribile omicidio. Tanti gli appuntamenti che animeranno il cartellone pensato e ideato dal direttore artistico Girolamo Marzano. Sono felice di fare un festival da 3 anni lì, che si chiama appunto Cilento Festival Pollica, e porto, ecco, la cifra espressiva di questo festival, la cosa più importante, è sì avere anche artisti napoletani di altissimo livello. Cito Mariano Rigillo, cito Lalla Esposito e cito Rosalba Di Girolamo, che spero vi potranno raccontare qualcosa dopo. Sono 3 artisti che in realtà sono un po' borderline rispetto alla dominanza e predominanza teatrale napoletana. Numerosi i volti noti del Teatro Nazionale e Campano che si alterneranno in palcoscenico. Tra loro spiccano i nomi di Elena Arvigno, Giuseppe Manfridi, Lalla Esposito, Corrado D'Elia, Caroline Pagani, Rosalba Di Girolamo, Francesco Montanari e Mariano Rigillo. Diciamo così, un'incursione nell'opera di Umberto Eco, che è stato per l'Italia un grande critico, un grande e importante fondatore della casa editrice La Nave di Teseo, che oggi è la numero uno in Italia. E nessuno sa bene, in realtà, Umberto Eco che tipo di intellettuale e di letterato sia stato, quindi ci fa molto piacere sperare che qualcuno abbia poi voglia di andarselo a leggere, perché è un autore veramente di grande, secondo me, secondo noi, importanza nel panorama letterario e culturale italiano.